Ed eccoci ben ritrovati a R9 Con. Questa mattina siamo in compagnia di Cristiana Biancucci, presidente della Croce Rossa Italiana Ascoli Piceno. Buongiorno Cristiana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Cristiana, la vostra è un'associazione molto presente sul territorio, tante le attività che portate avanti. È bello anche dire che ci sono tante persone che vogliono far parte di questa vostra associazione diventando volontari. Sì, la nostra è un'associazione di volontariato ad Ascoli Piceno che vede ben 470 iscritti ad oggi. Non è presente solamente su Ascoli Piceno, ma ha anche due unità territoriali, una a Castel di Lama e uno a Castignano. E, diciamo che la Croce Rossa di Ascoli fa parte della Croce Rossa Italiana, e la quale a sua volta fa parte della Federazione Internazionale di Croce Rossa, una grande famiglia. Tra l'altro siamo orgogliosi e onorati che pochi mesi fa il nostro presidente nazionale Francesco Rocca è stato nominato il presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Quindi ecco, questa è anche l'importanza che ha il Comitato di Ascoli Piceno. Un bel riconoscimento è stato ricevuto anche da parte di un giovane di Ascoli, volontario presso la Croce Rossa. Sì, assolutamente, per noi del Comitato di Ascoli Piceno e delle unità territoriali è stato veramente un motivo di orgoglio e di vanto. Lorenzo Ripani, un ragazzo di 16 anni, ha ricevuto un'onorificenza, riceverà nello specifico un'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 12 di marzo come alfiere della Repubblica. Lorenzo si è distinto soprattutto nei giorni dopo il sisma nel portare supporto e aiuto ai tanti volontari del Comitato di Ascoli che si sono immediatamente attivati e sono andati nelle zone del sisma per poter aiutare i propri concittadini. Ecco, Lorenzo in particolare cosa faceva? Dava da bere, insomma? Lorenzo, non potendo entrare nelle zone del sisma, perché comunque occorre avere un determinato percorso formativo e anche un'età maggiorenne, Lorenzo si è adoperato soprattutto per portare acqua e integratori ai tanti volontari che erano presenti nelle zone del sisma. Ecco, questo è anche un bel messaggio per i tanti giovani, insomma, no? Assolutamente sì, è un messaggio di speranza, esatto. Più che altro per i tanti giovani e ragazzi che possono vedere in Lorenzo, ma non tanto come persona, ma anche come io l'ho definito, come un eroe di tutti quanti i giorni. Non tanto Lorenzo, ma sono tutti quanti i volontari che tutti quanti i giorni in modo silenzioso portano avanti delle attività e portano avanti delle azioni, degli aiuti silenziosi. Voi potete contare su 470 volontari, sì, giusto? Sì, noi abbiamo il Comitato di Ascoli con le due unità territoriali ha 470 volontari che sicuramente aumenteranno perché stiamo portando avanti un corso base di arruolamento che vede ben la presenza di più di 80 futuri nuovi volontari. Qual è l'età di questi nuovi volontari, più o meno? No, non è molto disomogeneo, non c'è un'età media. L'età media diciamo che intorno ai 40 anni, però ci sono tantissimi anche, molti giovani, molti. E questo qui ci ha fatto molto piacere. Anche un'altra cosa che comunque voglio dire, noi abbiamo anche 10 richiedenti asilo che stanno facendo il corso di arruolamento. È vero, questi da parte del GUS, giusto? Sì, sì, sì. Bene, bene. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi ritorniamo qui con Cristiana Biancucci. Restate con noi. Ben ritrovati, siamo in compagnia di Cristiana Biancucci, presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno. Cristiana, voi avete aiutato anche due clochard proprio a causa del maltempo. Sì, io dico sempre che i volontari del nostro del Comitato di Ascoli sono delle sentinelle, ascoltano le esigenze del territorio e durante il periodo del maltempo, per l'appunto, alcuni volontari mi avevano riferito di alcune criticità, soprattutto di due persone che vivevano in una situazione abbastanza forte, in una roulotte. Pertanto abbiamo attivato un'unità mobile con dei volontari e ci siamo preoccupati per far sì che queste persone trovassero un ricovero
Tanto che avevamo immediatamente aperto la nostra sede non operativa, ma una sede più istituzionale, dove abbiamo messo delle brandine per accogliere per l'appunto le persone senza fissa dimora. Questa è un'azione importante perché diciamo che la stanza dove avremmo poi accolto queste persone è la stanza del presidente, quello della consegna delle onorificenze e delle cerimonie. Abbiamo proprio voluto dare un segno tangibile, proprio per far capire che siamo vicino agli ultimi. Esatto. E mettiamo al centro la persona. Questa è una delle tante iniziative che portate avanti per aiutare proprio le persone. Sì, questa è l'ultima, è la diciamo quella recente. Tantissime sono le attività che noi facciamo in Croce Rossa, dalla sensibilizzazione alle manovre di sostruzione pediatriche, alla rianimazione cardiopolmonare. Facciamo tantissimi corsi in merito a queste. Magari per rimanere aggiornati anche su questi corsi, che se ne parla tanto e sono davvero importanti, è possibile andare sulla vostra pagina Facebook noi e abbiamo, trovare informazioni? Sì, noi abbiamo una pagina sul social, che è Facebook, un'altra su Instagram. In più abbiamo un sito ufficiale che è il sito della Croce Rossa di Ascoli Piceno, che è ascolipiceno.it, dove comunque sempre ci sono tutte quante le notizie puntuali e presenti sulle attività che si possono fare e come lavora la Croce Rossa del Comitato di Ascoli Piceno per il proprio territorio, sul territorio. Questo può avvenire solamente tramite, e questo lo devo dire, tramite l'ausilio e l'aiuto dei tanti volontari. Certo. È la squadra che vince. Ecco, infatti volevo chiederti questo, come risponde la popolazione rispetto a questi corsi che portate avanti, come quello anche di disostruzione appunto dei bambini? Allora, questo qui è, diciamo che forse è il corso che è più sentito dalla popolazione. Infatti. E la popolazione, soprattutto i genitori e i nonni, rispondono sempre in maniera molto importante. Anche i nonni, perché comunque sono in questo momento forse sono coloro che trascorrono più tempo. Vero. Insieme ai propri nipotini, pertanto sentono questa forte responsabilità e vogliono saper intervenire nel giusto modo, quindi qualora dovesse accadere qualche cosa vogliono essere informati e formati. Certo, per essere sempre preparati in qualsiasi sì. situazione. Giusto ieri avete anche inaugurato un nuovo mezzo, Cristiana. Sì, è vero. Ieri abbiamo inaugurato un nuovo mezzo, un mezzo per disabili, un mezzo che ha un doppio risvolto. Uno perché sarà utilizzato per i disabili, quindi ha una pedana elettrica per poter sollevare le carrozzine. Oltre a questo, però, forse è l'aspetto più importante, proprio perché torniamo al punto che la Croce Rossa vuole mettere al centro le persone, è un mezzo che è stato dedicato a due volontari che sono scomparsi, Maurizio e Antonietta. Quindi la cerimonia è stata una cerimonia molto sobria, molto diciamo spartana, ma veramente veramente sentita e piena di commozione da parte delle due famiglie e da parte della grande famiglia di Croce Rossa. Cristiana, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere prima di salutarci? Io voglio solamente ringraziare i tanti volontari, ma non solo nel Comitato di Ascoli, tanti volontari che tutti quanti i giorni destinano un po' del proprio tempo per il sostegno e l'aiuto della popolazione. Pertanto è importante ricordarlo questo, il tempo non ha, è prezioso e non può essere quantificato, quindi è giusto che vengano ringraziati i volontari ma altrettanto anche le loro famiglie. Certo, hai perfettamente ragione Cristiana, grazie per essere stata grazie, in nostra grazie compagnia, R9 con termina qui, ciao!